Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi voglio raccontarvi insieme a voi un nuovo arrivato in casa, fresco fresco da Cremona, il mio nuovo PC. Venite a vederlo insieme a me. Prima di iniziare con l'unboxing vorrei ringraziare Luca per questo bellissimo regalo e i ragazzi di 34game.it per la build up di questo fantastico PC. Bene, ci siamo, abbiamo lo scatolone malvagio con l'adesivo ancora addosso e abbiamo un coltello per affettare il prosciutto. Devo dire che non è niente male per aprire gli scatoloni. Beh ragazzi, abbiamo aperto lo scatolone, finita la fase 1, adesso il PC si presenta così. Questa è la parte di sopra del PC, si intravede un numero e adesso andiamo con la fase 2. Lo abbiamo tirato fuori ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è uscito dallo scatolone e adesso lo mettiamo sopra il tavolo così lo possiamo vedere bene tutti insieme. Allora, siete pronti? Togliamo via il plasticone? Togliamo via il plasticone ed eccolo qui, meravigliosamente massiccio, il PC monta un case Cooler Master interamente personalizzato a 34game.it, che si sono presi anche la libertà di personalizzarlo con il mio numero di gara al 97 e con questo login che lascia senza respiro. Gianfranco Giglioli Limited Edition, quando l'ho visto sono rimasto innamorato, davvero grazie ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, non è solamente un logo ma monta dei pezzi in serie limitata che poi vi andrò a svelare. Abbiamo tre ventole, abbiamo il raffreddamento a liquido, adesso non l'ho riuscito a vedere perché c'è insomma il vetro che fa riflesso, fa specchio e quindi è un po' scomodo, comunque adesso lo aprirò e vi farò vedere dentro cosa monta. Abbiamo in dotazione la tastiera Cooler Master RGB MS110 con tanto di mouse integrato e, pezzo curioso e forte, abbiamo anche la scheda madre del Tuffa. Il mio ingegnere, amico, compagno di viaggio Andrea Tuffariello, gli abbiamo fatto anche la scheda madre. No scherzo, comunque è interessante. Abbiamo l'Asus Tuff Gaming o Tuff Gaming, insomma penso Tuff Gaming, comunque Z490 Plus Wi-Fi e una scheda madre in serie limitata, questa qui fa sicuramente piacere l'associazione, comunque è una cosa che mi porterò dentro e sicuramente mi darà qualche incentivo in più. Viene anche in dotazione con insomma la protezione antipolvere, non riesco addirittura a tirarla via per quanto, ecco, abbiamo la protezione antipolvere sia sopra che sotto. Boom! Ecco come si presenta il computer dentro. Abbiamo aperto dunque il compartimento del vetro e adesso possiamo vedere dentro tutte le specifiche, tutti i componenti. Abbiamo un doppio raffreddamento a liquido, abbiamo una ventola posteriore, tre ventole anteriori, sistema RGB, abbiamo la scheda madre che vi ho menzionato prima, la Asus Tuf Gaming Z490 Plus, che ha anche la possibilità di collegarsi con il wifi. Abbiamo processore Intel Core i7 di ultima generazione. Alimentatore abbiamo un 750. Abbiamo 32 GB di RAM della HyperX Fury. Per dirvi, io ho 16 GB di RAM sul mio PC. Questo ne ha 32 GB di RAM. Voglio vedere se adesso scatta. Anche con l'Intel i7 voglio vedere se scatta. Insomma, adesso ho una bella strumentazione, anche il sistema di raffreddamento è ottimo. E in più abbiamo un terabyte di SSD per la scheda grafica, la cambierò con quella che ho adesso sul mio PC, che è una 2060 Dual della Asus Overclock Edition 6 GB, quindi insomma in poche parole potremmo fare begli streaming e questo era ciò che volevo fare da tanto tempo, riuscire a poter streamare ovunque, in qualunque momento, con qualunque cosa, senza problemi, senza avere preoccupazioni. Questo è dunque il PC all'interno, di seguito tutte le informazioni dettagliate.
Allora ragazzi, cosa ne dite? Accendiamo? Accendiamo. Ci siamo, ci siamo. No, non ci siamo. Sì, mi ero dimenticato di girare l'interruttore. Comunque adesso ci siamo. Via! Beh ragazzi, il video volge al termine, spero vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace e seguite la mia pagina Facebook Gianfranco Giglioli eSports. In più seguitemi anche su Instagram Gianfranco Giglioli, su YouTube Gianfranco Giglioli, su Twitter Giglioli Racing, dove volete, io ci sono. In più iscrivetevi anche su Twitch Gianfranco Giglioli, anche lì se non l'avevate capito, e adesso avremo la potenza necessaria per streamare in pace senza problemi. Alla prossima ragazzi, grazie della visione. Avanti tutta!